Il progetto è finito qui o pensi di a un bis? Sto recuperando le forze perché chiaramente ce ne vuole. Stiamo recuperando le forze, va bene, ok. In attesa, insomma, considerato che molte persone sono arrivate a tempo scaduto dicendo che peccato, se l'avessi saputo prima avrei volentieri partecipato, oppure molte altre persone hanno detto purtroppo mi è sopravvenuto l'intoppo e come mi dispiace. Abbiamo già una rosa di nomi che si sono dati disponibili, abbiamo l'idea appunto che è possibile fare qualcosa di magari un pochino diverso, la butto lì appunto stavolta a colori. E qualche cosa penso che nel futuro salterà fuori, insomma. Adesso si tratta solo di, diciamo, far quagliare nuovamente l'atmosfera così come si è consolidata in questo progetto precedente, e poi col tempo, anche perché tra tutto ci sono voluti 3 annetti chiaramente per mettere insieme tutto ciò, per cui anche qui forse ci vorrà un po' meno di tempo, perché la seconda volta sei più rodato, sai già come fare, non fai gli errori della prima volta, però si vedrà un attimo appunto, abbiamo dove rivolgerci per quello che riguarda la stampa, abbiamo già tutto un po' più predisposto, quindi sì, ci sarà qualcos'altro un giorno. C'è la Marco che voleva chiederti una sì. cosa, scusami. Non si ricorda. No, forse era. Sì. Volevo chiederti, ma esempio Cthulhu, che è ben descritto da Lovecraft, è possibile che ogni disegnatore lo veda in maniera diversa e quindi lo rappresenti in maniera diversa, o in atteggiamenti o in posizioni? Sì, anche perché bisogna notare una cosa, cioè per chi ha letto bene i racconti, le descrizioni sono precise, ma in realtà sono utilizzate con una certa caoticità di elementi che non danno un quadro effettivo. Cioè di Cthulhu si dice che ha una faccia antropoide, che ha il corpo lievemente simile a quello di un drago, che ha la testa tentacolata, cioè abbiamo qui il nostro amico come nome tutelare, insomma, chiaramente quella poi è un'interpretazione della ditta, insomma, di Action Figure, che l'ha fatto così. Poi in realtà uno potrebbe immaginarlo e sì, possono rappresentarlo in tantissimi modi, insomma. L'ho fatto a te per farla loro. Sì. Tant'è vero che se uno fa un giretto in rete sulle immagini esistenti ce ne sono di svariate, diciamo, tipologie, anche se, come dicevo, di solito sono tutte tratte dall'ambito del gioco, come dire, piuttosto che da altri ambiti, come dire. Sostanzialmente penso che, visto che ha una certa efficacia, si potrà variare qualcosina, ma sia quella, diciamo, la formula positiva. Come hai scelto la copertina? Di verità, la copertina è stata affidata a chi e perché? Allora, visto che la copertina è sempre una cosa particolarmente delicata e che non si poteva prendere uno degli disegnatori interni, perché si sarebbe fatto torto a qualcun altro. E, diciamo, è sempre una delle cose più problematiche, come ben sa Giulia, da realizzare, da sistemare, da mettere in ordine, perché è proprio il biglietto da visita del volume. Il lingua che pensavo di non conoscere. Ma l'hai provato tu? No, ti dicevo appunto che in primo luogo appunto non si poteva andare a prendere una delle persone che avevano partecipato all'interno, perché uno no e l'altro sì, era molto scorretto. Allora, con l'aiuto di uno dei nostri collaboratori, amici, insomma, abbiamo avuto la possibilità di contattare, ci ha detto lui, insomma, ti piace questo disegnatore qua, che lo troviamo particolarmente bravo. Sono andato a vedermi un po' di cose che aveva fatto, un disegnatore importante nel senso che lavora ormai esclusivamente in America, per la DC Comics, per la Dynamite, che è quella che fa Zorro, per tante altre cose. Se accetta, mi pare che sia uno stile adeguato, diverso da quelli interni, quindi è ad hoc. Però, essendo un black and white il volume, non possiamo fare la copertina estremamente colorata, non possiamo farla in bianco e nero perché un tocchettino di colore ci va. Facciamo una via di mezzo e quindi abbiamo scelto un paio di colori, un po' di viraggio in seppia così, e l'autore poi ha scelto nel suo disegno questo punto di colore per questi tentacoli che fuoriescono metaforicamente dalla figura dello scrittore.
Ed è poi è venuta fuori così, insomma. C'è arrivato il, abbiamo fatto un po' di discussioni sulle misure, che sono state la cosa un po' più, diciamo, difficile da, da concordare, come dire. In effetti, diciamo che il luogo tipico e poi diventato archetipico della narrativa di Lovecraft è proprio la sua terra natale, New England, e lo è perché lui è estremamente appassionato della, della storia del suo paese, delle streghe di Salem, del, diciamo, ambiente, dell'architettura, della cultura della Nuova Inghilterra, tant'è vero che è anche molto, diciamo, passatista e conservatore da questo punto di vista, però diciamo che, se vogliamo, qualche assaggio di New York c'è anche stato, perché nel breve periodo del matrimonio c'è la cosiddetta fase newyorkese, dove appunto la città è rappresentata, e, essendo egli lontano dal New England, non è che sia rappresentata con tutto questo entusiasmo, diciamo così, anzi diventa l'archetipo New York della sua città da incubo, quelle che poi trasfigurerà nelle sue città, diciamo, fantascientifiche, che emergono dagli abissi, emergono dai ghiacci, si trovano nella profondità della terra e in qualsiasi altro luogo. Era questa idiosincrasia per i pesci, i polpi, i affini, quella, si sa questa cosa? Diciamo che non c'è una spiegazione specifica, diciamo, certamente la vastità, anche la misteriosità del mare contribuiva non molto, non poco, a dargli questa idea, insomma, di quello che si poteva trovare là sotto e che poteva essere comunque foriero di minaccia. Così che poi questo credo che psicologicamente lo trasferisca anche su, nei suoi racconti. In più ci aggiunge anche, se vogliamo, certe sue, diciamo, idiosincrasie personali, nel senso che non gli piaceva il pesce, evidentemente ha metabolizzato nella sua psiche anche questo discorso qua e l'ha aggiunto a tutto il resto del suo bagaglio culturale, a tutti gli altri ingredienti che sono finiti nel grande calderone del discorso. Tutti gli autori vi hanno mandato un commento, li avete dovuti sollecitare in questo senso? No, non penso che li abbia sollecitati, anche no. Li ha corretti lui per gli errori ortografici che ci mettiamo tutti. No, prevalentemente diciamo che il commento mi piaceva come idea, qualcosa di personale, insomma, da parte dell'autore. Poi il 90% ha scritto anche un bel trafiletto, a volte anche troppo, tant'è vero che ha dovuto inventare il fogliettino extra large per quelli un pochino più lunghi, perché tagliarlo pareva brutto. Per il resto ho un po' sistemato, uniformato lo stile principalmente, alcuni erano proprio stringati, quelli ce li siamo tenuti così, vabbè, ma per il resto, insomma, prevalentemente soltanto qualche sollecito per averlo e niente di più, l'abbiamo avuto abbastanza in fretta. Tutte le persone che avete contattato, è una persona che già conoscevano l'autore, che già lo amavano, quasi tutte, ha fatto delle scoperte, quasi tutte, nel senso che alcuni erano amici, per cui, insomma, quando l'ho chiesto, magari non lo conoscevo tanto bene, ho spedito il racconto formato doc e se lo sono letto, insomma, e poi hanno elaborato, però la maggior parte sicuramente magari non conoscevano il racconto nello specifico, per cui ho fornito un racconto che anche loro sono stati felici di avere in più nel carniere, però erano sicuramente tutti appassionati più o meno. La maggior parte dei casi erano persone che sicuramente o avevano letto o conoscevano l'autore, e per questo poi si sono, diciamo, avventurati nell'impresa, insomma. Credo che il motore principale, insomma, che ha spinto tutte queste persone a impegnarsi in questo lavoro, che ricordiamo è un lavoro amatoriale alla fine della fiera, perché ci siamo stati noi due sostanzialmente, più lui, a lavorare, qualche altra persona a dare consigli, tutto fare. E poi i disegnatori ovviamente a fare il loro singolo prodotto, la loro singola illustrazione, quindi un discorso strettamente amatoriale che però ha visto, secondo me, i suoi frutti anche su un certo livello,
e per il quale sicuramente è stata la passione il motore trainante, perché diciamo altro, altrimenti non credo che saremmo approdati ad alcunché. Quali scusa hanno lavorato gratis, sì, o quasi gratis? Questi dici? No, sì, tutti gratis. Tutti gratis. Sì, perché non l'avevamo ancora detto, puntualizziamolo appunto, principalmente perché purtroppo essendo una questione amatoriale e sarebbe stato necessario orientativamente un tot di un 25.000 euro, diciamo, grosso modo anche di più, per mettere fuori in maniera professionale un libro di questo genere, perché orientativamente in base al valore, alla fama dell'artista, ogni illustrazione va a costare dalle 200 alle 300, a quando anche alle 500, ai 500 euro. Chiaramente non essendo possibile ci si è appellati al buon cuore delle persone, sottolineando appunto che giustamente non ci si guadagna sul tutto, perché le spese di produzione, stampa, lavorazione, diffusione vanno sostanzialmente a coprire quello che si va a introitare. Sul totale del prodotto una buona dose delle copie, insomma, vanno giustamente per omaggiare le persone che hanno partecipato, quindi insomma alla fine della fiera andiamo in pari sostanzialmente, sì. Non è quello lo scopo dell'operazione, no. E quindi insomma il discorso è stato gratis et pro amore Cthulhu, come dico io sempre. Cthulhu. Sì, esatto. È stato pure latino adesso. Sì, sì, sì. È stato tradotto, il Necronomicon è stato tradotto anche in latino, oltre che in greco, devi sapere, insomma. Ma chiudendo la parentesi, tra parentesi, dotta e erudita, dicevamo, cosa dicevamo? Sì. Non lo so, cosa stavi dicendo. Sì. Ci siamo persi fra i meandri. Grazie d'amore, sì. Dei. In sostanza, la questione soldi è stata appunto quella che è stata affrontata in questo modo, è stata affrontata in questo modo, e poi chiaramente c'è stato semplicemente il simbolico conferimento delle copie per coloro che hanno partecipato.